Ciao ragazzi, io sono Bluefire, benvenuti nella Bluefire TV. Oggi sponsorizziamo. Me l'hanno chiesto in tanti, io continuo le sponsorizzazioni. Un po' alla volta, mi raccomando ragazzi, 30 persone ne metto oggi, quindi un video ogni tanto, ma lo faccio per bene, guardo tutti i canali come sempre. Sì, non posso fare la parte video in quanto sto già renderizzando e caricando contemporaneamente, quindi ho tutti i programmi occupati. Quindi allora, iniziamo subito. Abbiamo i miei due design che voglio ringraziare tantissimo perché sono stati bravissimi. Il primo, quello che ho avuto dai più o meno tra 0 e 500 iscritti, è stato Mark Setten Origin. È in descrizione, sempre tutti quanti, tutta la lista in descrizione. E quello che è attuale invece, il mio secondo design, è tutto Nerd 69. Bravissimo, mi ha fatto una copertina stupenda. Poi passiamo subito ai gameplayer. Sì, ragazzi, quelli che hanno registrato con me ultimamente. Mi ricordo di loro, quindi li ho messi nella lista così per memoria più che per richiesta e perché lo voglio fare. Però ci sono anche quelli che mi hanno fatto le richieste. Allora abbiamo Lorenzo07SC2Replay, che fa video di League of Legends, non ha fatto video con me, però li fa, cioè sta portando avanti un bel canale, gioca con gli iscritti, interagisce, molto bravo. Poi abbiamo Angolo Nerd, un canale molto grande, si sta ingrandendo molto velocemente. È veramente un ragazzo epico. Lui fa dei video che prevalentemente sono delle specie di vlog in cui lui si vede lui in prima persona e commenta vari oggetti oppure varie storie. E mi piace un sacco il suo modo di commentare e il fatto che utilizza delle magliette veramente epiche nei suoi video. Poi abbiamo Nicio Panicio. Sì, un ragazzo molto simpatico. Quando volevamo registrare mi chiede subito se poteva utilizzare i paroloni. E ho dovuto fermarlo istantaneamente. Poi vorrei parlare di un ragazzo chiamato White Deep, che ha dei sogni molto simili ai miei riguardo a YouTube, riguardo al fatto di fare video in italiano, in inglese o cose simili. Quindi è molto bravo, cioè ha delle idee molto chiare come me. E quindi ho deciso di citarlo in questo sponsor. Poi abbiamo Sebastiano Munafo. Lui è giovane, ragazzi, ha 12 anni. Ho visto che il canale ha creato il gennaio 2013, ha circa già 150 iscritti. Sì, ho visto qualche video e fa dei bei disegni. Poi abbiamo Mr. Black ZD, ragazzi, della community, e anche Giacomo Ratto. Mr. Black è il mio bro, ragazzi, quindi se non vi siete ancora iscritti, iscrizione automatica al suo canale. Sì, è un grande, ha fatto anche qualcosa per Johnny Creek adesso e stiamo lavorando per me la mangio, me la godo, me la mela, eccetera. Tutto quanto. Vabbè, Giacomo Ratto invece è un canale che abbiamo preso nella community in quanto non è il solito canale di gameplay, ma tratta di anime, ma anche lui fa veramente dei rendering molto particolari, molto elaborati e quindi è bravo nell'editing video. È molto simpatico, quindi lo cito anche lui. Poi abbiamo CPV Games, che è un canale anche questo di gaming, che forse è qui da più tempo su YouTube. E sì, anche lui è attento a tutti gli aggiornamenti di YouTube, ho preso da lui lo spunto per qualcosa nei miei video, e quindi volevo ringraziarlo. E sì, fa anche degli ottimi gameplay oltre agli aggiornamenti di YouTube. Poi abbiamo Killer Eno, che avete sentito forse in chiamata in qualche mio video. E anche lui è un attimo un canale relativo per lo più a Minecraft, mi pare. Comunque è molto simpatico perché abbiamo parlato un sacco Skype ed è bravissimo. Yamin Game, Yamin No Game. Esatto, lui l'escluso da tutti gli sponsor. Poverino, no, ragazzi, scherziamo. Yami è simpaticissimo, purtroppo non ha, cioè, è rimasto sempre per ultimo degli sponsor, ma lo citiamo perché è bravissimo, ragazzi. Mi ha consigliato lui di fare Skygrid, se mi pare, non lo so, boh. Comunque il video di Skygrid che ha più di 100 visualizzazioni me l'ha consigliato lui, quindi grazie mille, Yami. Poi abbiamo Josh0196, che è simpaticissimo, abbiamo fatto due o tre video assieme. Anche lui fa, è un let's player. Quindi, se volete passate anche dal suo canale, è veramente bravo anche lui, simpaticissimo, abbiamo fatto video assieme, ve lo assicuro. E se cercate qualcuno con cui registrare, queste sono persone valide. Poi abbiamo Wizard Pirotti, che voglio ringraziare perché lui mi ha sponsorizzato, insieme a me e altre 2-3-4 persone. E a me piace questo genere di iniziative, e quindi sei anche tu nel mio sponsor, Wizard. Ti ringrazio tantissimo, hai fatto anche un'ottima presentazione del mio canale. Poi chi abbiamo? Ghezza Volante. Sì, ragazzi, con lui è stato con me in chiamata su Skype per tipo un'ora e mezza a preparare delle cose per dei miei video, quindi mi è stato molto d'aiuto. Se non l'ho già detto, lui sta affrontando Herobrine e quindi se siete curiosi di questa cosa, passate un salto dal suo canale.
Poi voglio ringraziare tantissimo anche Derek Not per il genere di iniziative che propone, perché anche lui fa ottime iniziative sul suo canale in merito alla sponsorizzazione. Pur essendo un piccolo canale, cerca di emergere, non facendo come molti, usando metodi scorretti, ma usando, cioè cercando di farsi conoscere seriamente. E sì, lui fa prevalenza di video horror ed è molto bravo, ho notato. Mi pare anche di averlo già visto in un vlog o qualcosa del genere, quindi si fa anche vedere in faccia. Poi abbiamo Salvatore, non mi ricordo bene il nickname, me lo lascio comunque in descrizione. Lui mi ha aiutato tantissimo negli editing, mi ha insegnato a usare tutti i programmi di editing. Quindi grazie davvero tanto. Non ho avuto tempo di visitare il tuo canale, ma lo farò sicuramente, Salvatorone. Grazie tantissimo, senza di te ero fregato. Cioè, non sarei mai riuscito a mettere video con la qualità desiderata. Adesso sono tutti in 720p HD, quelli futuri, quindi grazie infinite, davvero tanto. Passerò ovviamente dal tuo canale. Poi abbiamo di Yandrox GB, anche lui fa video di Minecraft ed è abbastanza bravo, ho visto il trailer veramente ben editato con la soundtrack di sottofondo e ho visto anche qualche altro video, si sta impegnando tantissimo, è un canale abbastanza nuovo. Fa tanti video anche lui, quindi passate, ma guardatevi solo il trailer, vedete che è un bel canale. Poi abbiamo The Vertical Games, che sono tre ragazzi, sono simpaticissimi, ho visto alcuni dei suoi video, anche il loro vlog, li ho visti in faccia, sono veramente, cioè secondo me meritano una sponsorizzazione. E hanno anche una bella scelta nei giochi, in quanto scelgono accuratamente le cose che fanno, e sono veramente bravi e simpatici, quindi complimenti. Complimenti da parte mia, spero che qualcuno dello sponsor passi a visitarvi, perché ve lo meritate. Poi abbiamo Bender Games 10, e ha ottenuto più o meno 200 iscritti da poco. Anche lui fa delle attività di sponsor, quindi grazie Bender, perché veramente c'era poca gente che faceva qualcosa del genere e la nuova generazione YouTuber secondo me merita gente che aiuti, quindi complimenti, anche tu sei nel mio sponsor. Anche lui ha un buon microfono, un buon editing, quindi complimenti. Poi abbiamo LadFed9897, che anche lui appunto tratta di queste attività di sponsor. Abbiamo parlato tipo per un'ora su Skype ed è veramente simpatico anche lui. Lui tipo sei un grande pezzo di mi hai fatto cancellare tipo un video, cioè tutto il nostro audio era sbagliato, abbiamo perso un'ora. Grazie mille. No, scherzo amico, comunque vabbè, sono guardato attentamente anche il suo canale, veramente l'ho messo qua perché merita. Poi abbiamo i video games Tube Ita. Lui mi ha fatto morire da ridere perché ho visto il suo video di The Corridor. Non mi ricordo perché, comunque l'ho messo in una lista perché veramente era simpatico. Poi abbiamo un canale piccolissimo, Marco Cirillo 12, che è un canale nuovo, io ho visto bene il suo canale, mi ha chiesto dei consigli come ottimizzare il canale, come di aiutarlo. Io ci ho pensato un po' e mi ha detto che ho visto anche la sua grafica che ha messo veramente stupenda, cioè, quindi deve iniziare, ma si è organizzato veramente bene. Quindi complimenti, io ti metto nello sponsor, buona fortuna Marco. Poi abbiamo i The Omix, che sono in due. Mi ha chiesto lo sponsor di recente. Scusate ragazzi se non ci siete tutti, ripeto mille volte, basta che me lo chiedete, poi anche dopo nel video di mille ci sono tutte le istruzioni su come richiedere eccetera. Anche lui cioè anche loro due hanno un canale abbastanza nuovo. Sono un canale di let's play, ho visto il loro, cioè non c'è altro da aggiungere, guardatevi il loro trailer. Sono un canale di let's play. Se vedete il loro trailer riderete anche voi. Poi abbiamo Full Flow MM, che anche questo è un canale nuovo, il 5 luglio mi pare che sono iscritti, 2013. Ho visto il video di Dark Ocean e sembrava veramente un buon canale, guardatelo davvero anche voi. Sì ragazzi, magari non ho visto tutti i video di tutti i canali perché è una cosa impensabile, però ho guardato magari quelli che mi sembravano più importanti rispetto ai canali e veramente sembrava anche quello un buon canale. Poi abbiamo Lorenzo Riavis, che è un canale iscritto dal 18 luglio ed è un amico, mi ha chiesto, no, sì, mi ha chiesto lo sponsor, ma voglio darti due consigli io. Allora, ho visto per bene il tuo canale, uno, e devo dirti due cose. Una è, se non hai il microfono ti consiglio molto di fare montage. E due, se usi Loquendo devi renderizzare dopo, non puoi fare il passaggio tra Loquendo
e poi il video, perché risulta qualcosa di negativo secondo me. Però se sistemi questa cosa per il commentary ci siamo, hai delle buone idee. E poi abbiamo full, no, no, l'ho già detto, The Troller 01. Ragazzi, è un canale di Minecraft. Wow, quanti siamo in Minecraft. Sin dal 5 lu no, dal vabbè, dal 2012, quindi tantissimo tempo. Ha 70 video addirittura, 70 video ragazzi, e solo 80 iscritti. Quindi ragazzi, cioè, avesse fatto un video dedicato ad un iscritto alla volta, forse avrebbe fatto un maggiore lavoro. Comunque, secondo me, deve migliorare un po' la grafica dei suoi video. Questo è il consiglio che ti do io. Perché poi il tuo commentary è veramente buono. Ho guardato due o tre video. E se migliori un po' la grafica, ci siamo, amico. Ti consiglio i programmi di grafica, cioè per registrare programmi tipo Fraps, oppure come si chiama? Atube Catcher. E poi per renderizzare Camtasia, oppure Windows Movie Maker. O se ti è possibile, uno dei migliori è Sony Vegas. E poi abbiamo l'ultimo, l'ho messo per ultimo perché lo so ragazzi, non sono 30, sono tipo 30 che è XZYTubeTV, che anche lui è un canale nuovo ed è stato creato il 15 marzo 2013. E ragazzi, amico, ti ho messo anche io nello sponsor, non mi ricordo perché assolutamente, forse me l'hai richiesto. Comunque, se l'ho messo è perché è un canale, perché qualche motivo meritava, quindi complimenti, passate a visitare anche il suo canale, ed è tutto. Ragazzi, spero di avervi aiutato il più possibile. Il primo della lista avvisi il secondo che è nello sponsor, il secondo avvisi il terzo, il primo lo avviso io, eccetera, eccetera. Ragazzi, grazie mille di aver partecipato, cioè del mi piace che mi lascerete. E ragazzi, un commento mi è sempre gradito, lo so che magari non sembra giusto chiedere tutti questi commenti da voi, però ragazzi è cambiata il funzionamento di YouTube. I canali che finiscono in evidenza sono quelli che hanno più mi piace, più commenti. Come io entro nel vostro canale, io vi lascio un mi piace o un commento se il video è ben fatto, se non è ben fatto, dopo averlo visto lo tolgo, ma io in automatico apro il canale e vi lascio un bel mi piace, perché YouTube è diventato un mondo diverso da come era in precedenza. Quindi vi ringrazio dell'attenzione. Bella ragazzi, lo so ragazzi, se aspettate i gameplay rispetto agli sponsor, io voglio aiutare tutti, quindi non, cioè attendeteli perché arrivano anche i gameplay. Quindi dalla Blue Fire TV è tutto, ci vediamo al prossimo sponsor per gli interessati, ci vediamo ai gameplay tra pochissimo. Bella ragazzi, so che sono pochi video, ma sono accurati. Ciao ciao!